Benvenuti, bentornati a tutti a questa nuova stagione con la luce ballerina più che mai, ma non ho voglia di sistemarla, quindi vi godrete il video tutto così con la luce che viene, che va, comunque ballando. Dunque, questa introduzione particolarmente briosa e naturalmente casinara per dirvi che cosa ci facciamo qui? Beh, innanzitutto, come previsto, oggi è il 4 di settembre. In realtà io sto girando questo video in agosto, naturalmente, ma voi lo vedrete il 4 di settembre, mentre io sarò a Sarzana a vedere il Festival della Mente, in particolar modo le conferenze del professor Barbero, che tutti quanti amiamo. Ma mentre noi andiamo a bruciargli la casa, qui abbiamo la lista delle prossime puntate, gente. Questi fogli valgono oro. Va bene, siamo seri un secondo. Dunque, durante questo periodo di vacanza, questi due mesi in cui non sono usciti video, io non sono stato qui a cincischiare, non me la sono dormita tranquillo sugli allori, che poi non credo siano poi così comodi, ma questo è un altro discorso. Beh sì, ho girato parecchi video, in particolar modo ne ho girati 1, 2, 3, 21, quindi abbiamo coperto ampiamente la stagione. Naturalmente non li ho già montati tutti, però ho già messo giù una scaletta dei contenuti da far uscire più o meno quando. Non vi voglio fare grossi spoiler, perché il bello è sempre scoprire che cosa succederà, però sappiate che l'impostazione dei prossimi mesi sarà sostanzialmente questa. L'ultima settimana di ogni mese ci sarà un video sulla Panda. Ne ho girati parecchi insieme al buon Dario, che ringrazio come sempre per la sua pazienza e disponibilità, e quindi li spalmerò nel corso della stagione e ne vedrete uno al mese. Già subito questo mese, l'ultima settimana, precisamente il 25 di settembre, sabato 25, uscirà il primo video di questa serie sul Panda. Naturalmente non li farò uscire tutti attaccati, perché c'è anche a chi non interessano questi video, ma ve lo dico subito perché mi chiedete sempre i video sulla Panda, i video sulla Panda. Quest'anno ci saranno tanti video sulla Panda. Una decina sono più o meno. Poi, la prossima settimana uscirà un video che ho girato quasi un anno fa e che è una collaborazione, anche se in realtà vedrete solo me, perché l'altra persona, che non vi svelo ancora chi è, ha collaborato prima del video, cioè ha fornito il materiale che io ho utilizzato nel video, vedrete poi. E la settimana successiva, che sarebbe quella del 18 di settembre, uscirà invece un altro video in collaborazione con una persona che ben conoscete, vale a dire Matteo Rossi. Anche di questo ho realizzato con lui una serie di video, dovrebbero essere quattro, poi vediamo col montaggio come ci si aggiusta, il primo dei quali appunto uscirà il 18 di settembre. Ci saranno poi degli altri video un po' così, a caso, diciamo così, nel senso che sono video un pochino più leggeri, un pochino più facili, che ho girato da solo o che comunque riempono. Ecco, non ho fatto ancora nessun video teorico, ho pensato ad alcuni video teorici, in particolar modo vorrei realizzare una collaborazione in merito ai video teorici, ma questo è tutta una cosa in divenire, per cui per il momento sicuramente a settembre-ottobre non ci saranno video teorici. Forse il mese successivo, a novembre, potrebbe esserci qualcosa, però non vi anticipo per il momento nulla, perché è ancora proprio da farsi, da girare. Accanto a questi, che sono i video tecnici, che sono una ventina, ci saranno 1, 2, 3, 4, 5 vlog che sono già stati girati e sono semplicemente da montare, che però non usciranno su questo canale, ma sull'apposito canale di Viaggi in Panda, al quale, se la cosa vi interessa, vi consiglio comunque di iscrivervi, perché poi è su quel canale lì che escono i video dei vlog e dei viaggi che si fanno tra amici. Non so quando usciranno, perché naturalmente ha priorità montare i video per questo canale e non certo per Viaggi in Panda, di cui monti video quando ne voglio. A proposito di viaggi, come da sondaggio, che vi lascio ora qui una piccola schermatina di come è andato durante quest'estate, per chi non lo sapesse, ho fatto un sondaggio se volevate una serie di live in merito ai viaggi, e ci saranno 4 live, una al mese, una a settembre, precisamente il 26, scusate, non ho segnato la data, l'ultima domenica di settembre sostanzialmente, questo perché nelle domeniche prima sono impegnato, non ho la possibilità di farlo, con due ospiti che ben conoscete e che sono Dario e Davide, ve lo anticipo già subito, e che sono i compagni di viaggio dei Viaggi in Panda, che saranno appunto qui con me proprio per parlare di questo argomento qui. Ci saranno poi altre 3 live sempre su questo argomento con degli altri ospiti che qualcuno di voi magari conosce, qualcun altro non li conosce, e saranno precisamente il 10 ottobre, il 14 novembre e il 19 di dicembre. Sono solo 4, appunto, perché è una cosa un po' sperimentale, e poi tra l'altro io non conosco tantissimi canali che si occupino di viaggi, dal momento che è una parte molto marginale del mio lavoro, quella del mio canale, diciamo così, della mia programmazione.
Sicuramente qualcuno di voi lo conoscete, una di queste persone è già apparsa su questo canale, però non vi anticipo nulla su questo argomento. Man mano che la cosa procede vi farò sapere chi sarà l'ospite di volta in volta. Non saranno più, lo dico per chi è curioso di questa cosa, live in 4 terzi a bassa definizione, saranno live normali e magari qualcuno di questi ospiti, buttiamola lì, sarà proprio qui su questo divano in diretta. Poi bisogna un attimo organizzarsi su questo argomento, ma ne parleremo poi. Detto questo, credo di aver parlato per un tempo infinito e praticamente tutti voi ve ne sarete già andati stufi marci, soprattutto perché eravate qua pensando di vedere chissà quale riparazione di chissà quale videoregistratore, e per questo vi rimando alla prossima settimana. Detto questo, bentornati e niente, questa è la nuova stagione, ci si vede dalla prossima settimana, tutti i sabati, fino a Natale almeno, e poi si vedrà. Vi lascio qua intorno degli altri video da vedere, iscrivetevi, insomma, le solite cose che sapete, trite e ritrite, e ciao!